Bentornati sul canale, video mobile per tracciare, per provare a immaginare uno scenario che sembrava altamente improbabile e invece potrebbe anche non essere tale. Quale scenario? Quello che vedrebbe il ritorno a Milano di Antonio Conte. Dopo la separazione dal Tottenham sono aumentate in maniera esponenziali le voci, si parla di Juve, si parla di Roma, ma si parla soprattutto di Inter, tralasciando tutte quelle che sono le implicazioni collaterali, quindi il rapporto con Marotta, il rapporto con Zhang, quello con Ausilio, per come si sono lasciati, per tutta una serie di motivazioni. Ci sono diversi punti da chiarire, ovviamente non è un matrimonio bis così scontato, ma giochiamo, facciamo finta che lo sia e chiariamo anche alcuni punti, perché ho visto dei commenti in generale sui social, ma anche sui video che ho fatto su YouTube, forse è passato un messaggio errato. Allora, detto che io credo veramente poco al ritorno di Conte all'Inter, e i segnali che mi arrivano non vanno in questa direzione. Poi è tutto molto molto in divenire, è tutto molto da studiare, quindi è veramente totalmente prematura la situazione e non possiamo parlare, non possiamo avere alcuna certezza. Però io, se dovessi oggi scommettere un euro, non lo scommetterei, ecco, sul ritorno di Antonio Conte, ma per diverse ragioni. Però non deve passare il messaggio che al sottoscritto non piace Antonio Conte. Il mio discorso che ho provato a fare, forse mi sono spiegato male, per carità, colpa mia, è stato diverso. Cioè, secondo me, per come vedo io il calcio, ci sono dei momenti in cui gli incastri riescono e dei momenti in cui gli incastri non riescono, e non c'è per forza una colpa. Basti pensare, a proposito di Conte, a Perisic il primo anno con Conte e Perisic il secondo anno con Conte. Nel primo anno Perisic è dovuto emigrare al Bayern Monaco, nel secondo anno è diventato uno degli esterni più forti in circolazione. Tanto per farvi capire come cambiano le cose in maniera repentina e come anche la narrazione in genere venga molto condizionata dal luogo comune. Ad esempio, il luogo comune sull'Inter di Conte: l'Inter giocava male, solo difesa e contropiede. Enorme cazzata. Enorme. Già nel primo anno Conte non è vero che faceva difesa e contropiede. Anzi, ricorderete i primissimi mesi addirittura con Sensi protagonista, prima delle note disgrazie fisiche, era un Inter veramente accattivante anche a livello di statura stilistica. Poi nel secondo anno, se voi ricordate l'ultima giornata di quel campionato, quando l'Inter termina a un punto dalla Juve, ma che con la Juve che perde alcuni punti e perde un po' di terreno nelle ultime giornate, dopo aver già conquistato lo scudetto, non è stato uno scudetto punto a punto fino all'ultima giornata. Quel meno uno dalla Juve, diciamolo seriamente, è effimero. Ricorderete i grandi complimenti di Conte a Gasperini, ultima giornata l'Inter vince a Bergamo, se non ricordo male, 2-0. Grandi complimenti a Gasperini, quasi come a volersi ispirare al lavoro di Gasperini, non soddisfatto, volendo vedere una progressione nel proprio lavoro all'Inter. E infatti, come inizia il secondo anno Conte?
inizia con un Inter differente, un Inter che voleva andare ad aggredire l'avversario, non solo ad aggredire ma a riaggredire, a prenderlo alto. L'Inter inizia a perdere le distanze, perde qualche punto di troppo, perde male anche in Champions, e l'inizio, non a caso io lo chiamavo il Gasperonte. Qualcuno di voi che mi segue anche sui social sicuramente se lo ricorderà. Era un'anima diversa, un'anima forse non adatta, un vestito non adatto a quell'Inter lì. Quindi l'innesto nel secondo anno stava risultando negativo. Cosa accade? Accade che Conte torna sui suoi passi, capisce in maniera molto intelligente, ridistribuisce le proprie forze, quelle della squadra, l'Inter diventa quadrata, solida, e va a vincere, esce male dalla Champions League, esce molto male dalla Champions League, ma va a vincere, possiamo dire benissimo, il campionato, comandando, poi facendo un paio di strappi che distruggono la concorrenza. Quindi io ricordo quell'Inter, non solo questo volevo dire, ricordo quell'Inter non solo difesa e contropiede, ma ricordo quell'Inter veramente una squadra totale che ormai giocava a memoria, un Inter veramente veramente convincente, un Inter che io ricordo le ultime partite dopo che si era liberata un po' dal peso del dover vincere lo scudetto, un Inter anche molto gradevole, tramite gioco brillanti, volontà di andare ad aggredire l'avversario, qualità anche dopo l'innesto di Eriksen, ma non solo, io ricordo anche poi il ritorno di Vesino per quegli ultimi scampoli, era un Vesino in grande spolvero, quindi era un Inter che ormai giocava veramente col pilota automatico, difendeva benissimo, attaccava altrettanto bene, era un Inter che giocava a memoria, veramente molto molto solida ed efficace, e anche con una cifra qualitativa elevata. E quello anche era Conte, come anche era Conte quello della Juventus che giocava benissimo soprattutto il primo anno, e non era solo una difesa e contropiede. Quindi togliamoci dalla testa queste etichette. Se devo dirvi, che ormai si dà per scontato l'addio di Inzaghi, se devo dirvi danno, no, io non lo do per scontato, e vorrei vedere altre mosse prima di arrivare all'allenatore. Se poi a livello di sentimento mi dovesse arrivare la domanda, ti andrebbe bene il ritorno di Conte a livello di cuore, quindi senza analizzare, la mia risposta sarebbe sì. So che alcuni sono sorpresi, però ci sono quelle sensazioni, anche senza una motivazione vera e propria, che magari hanno in sé un qualcosa di oltre, un qualcosa che va oltre anche la riflessione, l'analisi e tutto il resto. E se voi oggi mi chiedete, gradiresti il ritorno di Conte, senza stare lì a fare i conti, nulla, così su due piedi, io risponderei di sì. Secondo me il ritorno di Conte potrebbe essere cosa buona e giusta. Poi, se entro nell'analisi, e allora mi aspetto una risposta diversa anche da me stesso, e mi chiedo: saresti pronto ad affrontare ogni tre giorni l'insoddisfazione di Conte per un mercato che non potrà essere quello adeguato allo status di Conte? Saresti pronto alle polemiche non verso l'esterno, ma a volte anche e soprattutto verso l'interno, a questo continuo pungolare, alla non certezza poi della di un progetto a lunga durata con Conte in panchina, che vuoi o non vuoi è qualcosa che comunque ti dà stabilità, sapere che già l'allenatore è il primo che si mette in discussione, il primo che ogni anno può cambiare casacca, è un qualcosa che stona, e lì mi faccio più guardingo. Quindi se Conte, stiamo giocando, perché se devo scommettere oggi scommetto sul non ritorno per una questione economica, finanziaria, di progetti, di come sono lasciati e tutto il resto, poi sarei felice, sì.
la mia idea è: sarei più felice con una proprietà sana, con progetti chiari, con una linea chiara e con una dirigenza che, quindi di rimando, sa come poter e dover agire, e quindi tutto si riverbera sul campo. Questa è la mia idea dell'optimum. Tratteggiamo l'eventualità di Inzaghi via, e quindi prendiamo l'uomo forte che magari ci fa risparmiare sul mercato, diamo i soldi a lui, però riesce a modellare la squadra anche con quello che ha, magari rivaluta De Frey, rivaluta Dzeko, tutto quello che volete, ecco, torna Conte, perfetto. Però se Conte torna con maggior maturità, mettendo da parte quelle che sono le proprie velleità anche di mercato, provando, non dico a fare l'aziendalista, quantomeno a contare fino a 10 quando deve dire alcune cose. Invece poi mi starebbe bene il Conte battagliero e cattivo su altri temi, troppo spesso lasciati al caso nell'Inter. Ne abbiamo discussi, è inutile che ci torniamo, abbiamo discussi in questi mesi. Allora sì, quindi quale Conte potrebbe tornare all'Inter? Lo ripeto per l'ennesima volta, io la vedo molto difficile. Al contempo vedo ahimè il futuro di Inzaghi segnato. Dico ahimè non perché io sia innamorato di Inzaghi o perché devo fare il difensore di Inzaghi, perché secondo me licenziare Inzaghi dopo questi 2 anni vuol dire fallimento della gestione globale, e quindi non posso essere contento. Non posso essere, anche se poi magari per determinati aspetti può essere corretto l'allontanamento, tutto quello che volete, ma è chiaro che sarebbe un sinonimo di fallimento generale della squadra, della dirigenza, soprattutto della proprietà. Detto questo, arriva Conte, ok, dobbiamo chiarirci: quale Conte arriva? Quale Conte siamo pronti con quest'Inter qui? Non con l'Inter ideale, perché con l'Inter ideale, ragazzi, non stiamo neanche a discuterne, ma in un'Inter ricca che può investire, Conte non se ne sarebbe mai andato, e soprattutto l'Inter non sarebbe mai andata su Inzaghi. Cioè, questo dovete capire voi: Inzaghi è all'Inter anche perché l'Inter oggi è questa, altrimenti l'Inter non è un club che va a scommettere su un allenatore che allena da 6 anni e che gioco forza ha dei limiti. Conte i primi anni era all'Arezzo, al Bari, all'Atalanta, non è subito andato alla Juventus, peraltro luogo da lui conosciuto. Conte non ha fatto 2 anni d'Arezzo, 3-5 anni di Bari e poi è andato all'Inter. Conte è passato prima per altri step, che sono poi la Juve e il Chelsea. Questo vi sto dicendo io. Inzaghi magari poteva fare altri step, è all'Inter perché l'Inter di oggi è questa qui, è l'Inter per Inzaghi, non nulla contro Inzaghi chiaramente, ma è un allenatore non top. Ci sono giocatori non top, e allora Conte verrebbe in quest'Inter? Questa è la domanda. E quale Conte sarebbe? Un saluto.